Allora, la query che voi senza cuore avete voluto abbandonare e fare intervallo anziché aspettare, in realtà ci ha fregati perché ha finito molto più rapidamente di quanto immaginassimo. 1 minuto e 12 secondi, no? Di elaborazione su questa macchina, ovviamente. E quindi in qualche modo da 3 secondi per avere la risposta di una coppia di country a 1 minuto e 12 sono 60 più 72, 80 secondi, no? Per avere la risposta su tutte le coppie, sicuramente no, c'è da guadagnarci non poco. Non è così tanto un minuto di attesa, anche perché comunque quei calcoli lì sono da fare, no? Quindi direi che è accettabile. Siamo passati da una prospettiva di fare 80 per 80, cioè 6.400 query da 3 secondi e mezzo l'una, no? E quindi abbiamo fatto così a stima un 6 ore di previsione, a 1 minuto e mezzo direi che può andare bene. Bisogna solo un attimo ripulire questa query in modo da dare ai nomi delle colonne, no? Un nome sensato, in modo che poi dal DAO riusciamo a estrarre il dato, che avere due colonne che si chiamano ID poi no, rende difficile estrarre il dato, quindi basta semplicemente rinominarlo, ad esempio as country 1, as country 2 e quell'altro chiamiamo as count. No, count è una parola riservata in SQL, count, CNT come prima. Quindi l'unico parametro che ci rimane da inserire nella query è il numero del mese, che compare due volte, quindi avremo due punti interrogativi, dovremmo fare due volte il set. Ok, allora io per sicurezza rilancio questa query, mentre nel frattempo mi vado a predisporre il DAO per poter eseguire. Predisporre il DAO significa anche predisporre un oggetto che sia in grado di veicolare il risultato, quindi un oggetto che contenga al proprio interno tre numeri interi, un country di 1, un country di 2 e un artist count. Ok? Che poi userò per creare gli archi, ovviamente, però questo oggetto lo devo creare a parte. Quindi torniamo nel mio modello, così come c'era artist frequency, posso fare una classe chiamiamola country per frequency, perché misura comunque una frequenza in cui ci sono una coppia di country. Non mi vengono nomi più brevi per cercare di riassumere ciò che voglio fare. E quindi mi serve un intero che sia il country dei come SQL error, sei buono? Riproviamoci. Country ID 1 private int country ID 2 e poi la frequenza, e questo sarà il tipo di ritorno del nostro metodo del DAO. Generiamo il costruttore, generiamo i getter e setter, e siamo a posto. Heidi sta lavorando, sì. Allora, a questo punto nel nostro Music DAO possiamo aggiungere un metodo public
No, mi sono accorto di una cosa, in realtà la query che abbiamo fatto è fin sovrabbondante, perché mi dà tutte le nazioni, tutte le coppie possibili di nazioni in quel mese. In realtà noi nel costruire il grafo dovremmo considerare solo le nazioni che appartengono a questa lista delle top countries, quindi in realtà non ci serve tutto quel risultato. Però ovviamente abbiamo un sovrainsieme, andiamo a estrarre solamente ciò che ci serve, non dobbiamo creare un grafo con tutti quegli archi. Allora, abbiamo detto un altro metodo nel DAO che mi restituisca una lista di country per frequency. Questa qui, get, come l'avevo chiamato l'altro, questo l'avevo chiamato that counts for artists, that artists for country pairs. E riceve come parametro solamente un mese. E internamente esegue questa query, vedete che ce l'ha fatta, semi mostruosa, uguale, poi mettiamola a posto, un po' di spazio al posto di barra n. Ok, cos'hai che ti fa arrabbiare? Ah, ti ho anche tolto un chiuso virgoletta di troppo. A questo punto devo semplicemente estrarre i dati, ma devo definire la mia lista risultante. Da qui in avanti si va col pilota automatico, no? Poi connection con la O minuscola, connection, return statement uguale con punto prepare statement di quell'SQL a cui ovviamente al posto del mese 5 imposterò il mese che voglio. Qui ci metto il solito try catch, ci porto dentro la connessione così posso fare close all'interno dello stesso blocco e poi imposto i parametri dello statement, che sono due numeri interi. Il primo è m.getValue e il secondo anche. Poi eseguo la query, uguale st.executeQuery, e popolo la lista, list.add, di new country per frequency, in cui country di 1, country di 2, il frequency li estraggo dalla query, quindi vado, perché non mi fai mai andare a capo? Country di 1 è resultset.getInt di, si chiama country 1. Country di 2 è resultset.getInt del country 2. E poi la frequenza non è altro che rs.getInt del campo, della colonna che si chiama count, no? CNT. CNT. T
Dunque c'è una parentesi dell'add, una del new e una del legatinto, ok, tre parentesi chiuse tonde, punto e virgola, questo qui non c'entra niente. E quindi abbiamo la lista pronta per poter essere restituita. Se invece va qualcosa storto, ritorniamo un null in modo che il chiamante possa agire in qualche modo. Sappiamo che questa query sarà lunga, non terribilmente ma sufficientemente. Se fosse un'applicazione reale, sappiamo già cosa fare nel caso in cui la query sia lunga, bisognerebbe mettere in un task parallelo che vada avanti in background. Nel contesto dell'esame non vi complichiamo la vita, non ci interessa, non vi richiediamo di fare questo, no? Quindi se anche schiacci il bottone, l'interfaccia rimane ferma per un minuto, va bene, no? È accettabile, tanto il focus è sulla parte algoritmica di elaborazione dei dati, non tanto su quella interattiva, no? Abbiamo visto all'inizio come si faceva, ma ok, count per frequency dovrebbe fare questo lavoro. Adesso non rimane che tornare nel modello e usare questo metodo per creare il grafo. Creare il grafo, e cosa me ne faccio del grafo poi alla fine? Determinare la massima distanza tra uno degli accenti del grafo. Beh, questa è l'ultimissima cosa che faccio. Quindi posso aggiungere nel modello un metodo public void crea grafo, ad esempio. Crea grafo che viene dopo ovviamente aver creato le top countries. Che grafo ho? Qual è il tipo del grafo? In questo caso è un grafo non orientato, pesato. Non orientato perché il numero di autori comuni tra Francia e Inghilterra è lo stesso dei numeri di autori comuni tra Inghilterra e Francia, cioè il criterio con cui assegniamo il peso è simmetrico, quindi non ha l'arco che va e l'arco che viene hanno lo stesso peso, quindi posso modellarli con un arco solo. Okay? Quindi un grafo semplice. I cui vertici sono country, sono nazioni. Quindi possiamo definirlo a livello di modello, private. Allora abbiamo simple weighted graph, potrebbe essere. Vertici sono country, gli archi sono archi pesati. Questo è il tipo di grafo che ci serve. Semplice e pesato. Non orientato ma pesato. E quindi gli archi devono essere non default edge ma default weighted edge, altrimenti non riusciamo a segnare il peso. Allora, nella crea grafo, quindi avremo innanzitutto l'istanziazione del grafo. Uguale new simple weighted graph. Ricordiamoci, vabbè, i generici non sono obbligato a riscriverli perché lui li può prendere dalla definizione, dedurre la definizione della variabile graph, e quindi va benissimo, lo chiama l'operatore diamante questo, il diamond, ma invece mi serve indicare ovviamente la classe dell'arco in modo che le factory interne si aprano a creare gli archi. Quindi la nostra classe era default weighted edge.class. A questo punto di questo grafo cosa faccio? Metto i vertici e metto gli archi.
for, no, anzi for niente, graphs, add, no, devo prendere, conviene prendere il metodo di graphs, add all vertices, al grafo graph, e i vertici che devo aggiungere sono le top countries. Che presumo siano già state calcolate. No, è chiaro che questo metodo creo grafo lo potrò chiamare solamente dopo get top countries. Ma tanto sono tutti i passaggi che farà il controller a chiamare i metodi nell'ordine giusto, non è l'utente che decide di. No, questi due sono lo spezzato, la creazione delle azioni, la creazione del grafo per motivi miei, algoritmici, ma per l'utente sono un'azione unica. Allora, aggiungo tutti i vertici e dopodiché devo aggiungere tutti gli archi. Allora, io o posso avere l'elenco gigante di tutti gli archi con i pesi, ma non li devo necessariamente aggiungere tutti. Allora, conviene che io faccia, perché ci sono due modi diversi, io posso fare il doppio loop sui vertici, dico, date tutte le coppie di vertici, vado a vedere nel listone grande qual è il peso corrispondente, oppure l'altro modo potrebbe essere scandire il listone grande, quello che arriva dalla query, e per ogni riga chiedermi, questi due country appartengono all'insieme? E allora se sì devo creare l'arco, se no non lo devo creare. Sono abbastanza... forse mi piace più il primo, ma di sicuro devo ottenermi dal DAO il listone. E dico, caro DAO, dammi la lista di tutti i country, com'è che si chiamava? Country per frequency. Get artist for country pairs del mese che mi sono perso, perché mi sono dimenticato di metterlo come parametro, m. Come regola generale c'è un modo diverso di lavorare se siamo nel DAO o se siamo nel model. Nel DAO cercate di fare in modo che ogni metodo sia indipendente da tutti gli altri. Quindi ogni metodo riceve gli stessi, riceve da capo tutte le informazioni che gli servono. Il DAO lo immaginate come un insieme di tanti metodi, ciascuno dei quali non parla con gli altri, non sa se gli altri esistono o no, al limite. Salvo eventuali metodi di utilità che potete definire privatamente dentro la classe. Così è più generico, è più utilizzabile. Mentre nel modello abbiamo il diritto di mantenere, anzi, lo scopo del modello è proprio quello di mantenere lo stato. Quindi io so quali sono le variabili che conosco, me le sono memorizzate, le posso usare, e quindi ho delle variabili this punto all'interno del modello, mentre all'interno del DAO praticamente non le abbiamo messe. Ogni volta ricominciata a capo ci servono i parametri per dire cosa facciamo. Quindi questo è il motivo per cui nel modello salviamo anche delle variabili che alcuni metodi calcolano e altri usano. Allora, dicevamo, get artist for country pairs, abbiamo questa lista, sappiamo che questa query vorrà i suoi rispettosi secondi per essere eseguita. Ma una volta che ci siamo possiamo cominciare ad aggiungere gli archi. Quindi abbiamo for country C1 tutti i vertici graph.get vertex set, for country C2 due punti graph punto vertex set,
e qui stiamo considerando tutti i potenziali archi. Allora adesso mi vado a calcolare il peso . Fatemi scrivere una funzione per non incasinare troppo il codice, con cui C1 è collegato a C2 secondo le frequenze che ci vengono date da quella lista lunghissima. Quindi io cercherò nell'elenco di tutte le frequenze, sto pensando, sto immaginando una scansione lineare, non è la quella più furba, ma magari la più veloce da scrivere al momento. Se c'è una riga che compare C1 e C2, allora vado a restituire la frequenza corrispondente. Se non c'è nessuna riga che compare C1 e C2, allora restituirò 0. Se il peso è 0, non metto l'arco. Se il peso è diverso da 0, metto l'arco con quel peso. Non lo faccio qua perché non voglio avere un altro ciclo annidato qua dentro, rendendo il codice illeggibile. Faccio una procedurina calcola peso che scrivo due righe sotto, dove nascondo scansione lineare, poi magari così ho concentrato in una funzione un metodo che so che dovrei ottimizzare in futuro se avessi ancora tempo. Ok, se questo funziona, allora controllo se il peso è diverso da 0, allora aggiungo l'arco. graphs.addEdge e uso il metodo di graphs perché ha i tre parametri, vertice di partenza, vertice di arrivo e peso, altrimenti se usassi i metodi nativi di graph dovrei fare due istruzioni. Il grafo si chiama graph, il vertice di partenza si chiama C1, il vertice di arrivo si chiama C2 e il peso è questo peso. In più devo ancora fare una cosa, evitare di, visto che il grafo non è orientato, se io ho C1 C2 non ha senso prendere anche C2 C1. Così come, e me lo sarei dovuto chiedere prima, ma ne sono accorto solo adesso, ha senso C1 C1 calcolare l'arco di un account con se stessa? Probabilmente no. No, quando parla di entrambe tali nazioni, sono nazioni diverse. Quindi questo lavoro lo devo fare garantendo però di non prendere mai una nazione con se stessa o di non prendere mai due volte una coppia di nazioni, prima in un ordine e poi nell'altro, perché altrimenti l'addEdge si arrabbia perché dice che l'arco c'è già e il grafo è semplice, quindi non se ne può aggiungere un secondo. Ma questo è facile perché basta controllare, abbiamo un id e accetto solamente le coppie di nazioni il cui id della prima sia minore del id della seconda. Quindi una volta che ho fatto la nazione 3 con la 5, 3 è minore di 5, lo prendo. Se provo a fare 5 e 3, 5 non è minore di 3, quindi non lo considero nessuno. Tanto so già che ho messo 3, 5. E 3, 3 non lo considero perché c'è un minore stretto, non un minore uguale. Quindi in qualche modo nella mia matrice di tutte le possibili coppie di country considero solamente la parte che è al di sotto della diagonale principale, diagonale esclusa, se ve la vedete come matrice. L'ultimo passaggio è calcola peso, che è un metodo privato dentro il modello che deve molto stupidamente andare a trovare, allora diciamo che il risultato è 0 a meno che non trovi una coppia country C1 C2 all'interno di quella lista. Mi sto per vergognare delle righe che scrivo, ma for country per frequency, perché dal punto di vista dell'efficienza non valgono niente.
CPF, due punti, la lista come si chiamava? Frec. Se c1.equals di cpf. Ah no, non c'ho la country, c'ho l'id. Va bene, allora c1.getid id uguale cpf.getCountryD1 e c2.getid uguale cpf.getCountryD2. Se trovo questa coppia, ritorna cpf.getFrequency. Altrimenti, se non trova niente, alla fine ritorna 0. Quindi quel result non mi serve. Scansione lineare becera. Con una mappa si può ottimizzare, però c'è sempre tempo per ottimizzare. Prima facciamolo funzionare, se funziona, se abbiamo ancora tempo cerchiamo di renderlo più efficiente. Ma punto 1 funzionalità, punto 2 efficienza. Importante non fare scelte a priori che ci impediscano poi di renderlo più efficiente dopo. Tanto è nascosto dentro questo metodo qua. Ok, se tutto va bene dovrebbe funzionare. Allora, anche qua il crea grafo, facciamo in modo che lui mi dica qualcosa. E poi andiamo nel controller e chiamiamo anche la crea grafo così vediamo cosa succede. Che ne so, percento di vertici, percento di archi. E il numero di vertici è graph.vertexset.size e il numero di archi sarà graph.edgeset.size. Evito di stamparlo. Passo successivo, controlla dove ce l'ho qua. Avevo fatto model.getTopCountry e a questo punto posso chiedere al modello di creare il grafo, sempre con la stessa M. Che nel frattempo nessuno ha cambiato, nessuno ha potuto cambiare. Controller. Quindi, riguardandolo, noi abbiamo il controller che fa get of countries e trova l'elenco delle nazioni concatenando le varie sottoliste. Con quelle nazioni crea i vertici del grafo e andando a considerare tutte le coppie di vertici del grafo vede se nell'elenco gigante di tutte le statistiche c'è quella coppia di nazioni, se sì, con quale peso e lo associa all'arco. Vediamo un po'. Prendiamo il solito aprile, elenco artisti. Ok, distanza massima nazioni, sappiamo che qua nella finestra non comparirà nulla, ma nella console dovrebbero comparire i vari passaggi. Qui non ci spaventiamo che tutto sembra bloccato perché sta lavorando il database. Quindi mi aspetto tra un minuto e qualcosa, che è lungo, un minuto quando state a guardare uno schermo immobile, che compaia una scritta del tipo creato il grafo con 81 vertici e chissà quanti archi. Oppure da un'eccezione a un certo punto. Allora ricominciamo.
se uno deve lavorare sul serio, gli conviene sempre estrarre un sottoinsieme piccolo di dati. No, dovessimo sviluppare parecchie cose su questo database, abbiamo il database completo, poi magari se ne facciamo una versione ridotta in cui cancelliamo, che ne so, 9 righe su 10. Faremo. Perché poi quando devi correggere un errore sai che devi aspettare mezz'ora, di nuovo un minuto. Allora, questo qui sembra facile perché è un null pointer exception. Before start of result set non ho messo niente, ho fatto finta di leggere così. Era nella qua. E certo. Ce l'hai visto e non me l'hai detto prima? Ah. Non sono vendicativo, ma... Ok. Da capo. Allora, che bravo, allora è il main che voglio eseguire. C'era un mese dove c'erano meno ascolti, vero? Era più piccolo, forse quello era settembre o agosto. Settembre, perché iniziava a metà mese. Quindi magari un po' più veloce. Poi, se il grafo è corretto, l'ultima cosa che dobbiamo fare... Ah, grafo 3, allora qua. 63 vertici, 1061 archi. 1061 quadra? Se io ho 63 per 62, diviso 2, 1900, sì, è un grafo che non è completo, non ci sono tutte le coppie possibili. Ha un numero di archi effettivo minore di n per n meno 1 mezzi, che è il numero di archi potenziali, un grafo semplice, senza self loop e non orientato. Ok, allora l'ultimo passaggio che rimane da fare, che ci chiedeva il testo, era di non stampare tutta questa schifezza, ma solamente stampare un valore all'interno dell'interfaccia grafica, e questo valore era la massima distanza tra due nodi adiacenti del grafo, cioè il massimo peso tra gli archi del grafo. Vabbè, questo è facile. Il nostro caro model a questo punto ha il grafo in pancia e quindi può avere un suo metodo pubblico, public int max, come lo chiama il testo, diamogli un nome che somiglia al testo, distanza country. E cosa faccio? Calcolo il massimo tra il peso dei miei vertici. Quindi for, allora, int max uguale 0, sono tutti numeri positivi, quindi posso iniziare 0 a 0, for default weighted edge. Devo andarmi a interrogare tutti gli archi, ok? Quindi per ogni arco del grafo, vertex set, edge set, vado a controllare se e.getWeight è un default weighted edge.
graph.get edge weight, ecco qua. Se il peso dell'arco E in questo grafo è maggiore del massimo, max uguale il peso dell'arco. Return max. Tutto sto giro del mondo per avere questo numerino max. Cosa vuoi? Ah, perché è un double questo. Allora, se è vero, a me basta tornare nel controller e chiedere a questo punto al modello, dopo che gli ho fatto fare tutto questo lavoro, sai che cosa? Non me ne frega niente del lavoro che hai fatto, dammi solamente il max, punto max distanza, perché questo è ciò che devo riferire massima distanza per 100t barra n max. Quindi possiamo rieseguire la nostra applicazione, aspetta che ne ho già un'altra, la chiudo, rieseguire la nostra applicazione, scegliere il mese di settembre, non guardare la console, perché sappiamo che sta per là tante cose che non ci interessano, e aspettarci, dopo un minuto scarso, settembre sappiamo che è più breve, che compare il numerino magico massima distanza 115. Okay. Questo era un po' contorto, era come esercizio da vari passaggi, nessuno da solo difficile, però comunque c'erano vari pezzettini che conveniva tenere abbastanza separati. Io in questo caso ho fatto la scelta nei vari passaggi di usare il più possibile il database, non è l'unica scelta. Si potrebbe, soprattutto per quanto riguarda la query lunga, dire beh, non la faccio usando il database, mi leggo i dati e provo a analizzarli direttamente nel codice Java. A priori non saprei dirti se è più veloce un modo oppure l'altro, eh? Si potrebbe provare, magari posso provare a implementarlo e lo condividiamo e lo confrontiamo. Allora, di questo, prima di dimenticarmelo, questo sembra funzionare, andiamo a cancellare, o meglio commentare, nel modello tutti i system.out che abbiamo smesso, perché non ci servono. Adesso che siamo tra virgolette sicuri che funzioni, okay. E facciamo un bel commit del progetto, così ve lo trovate già su GitHub. Aggiungiamo questi qua in un branch che si chiamava, si chiama ancora, adesso ve lo dico. Allora, esercizio completato in aula.
c'è il brand, si chiama Soluzioni in Aula. Quindi su GitHub questo progetto trovate il master, che è il progetto nudo di partenza, se volete rifarvelo partite da lì, e poi c'è un branch che si chiama Soluzioni in Aula, che se fate il checkout di quel branch vedete ciò che abbiamo fatto insieme oggi. Come esercizio io provo a farlo, di provare a risolverlo senza usare la query, l'ultima, quella da un minuto, quella lenta, ma usarlo con le collection Java in un branch separato, così possiamo poi confrontare, avere le due versioni, mantenerle vive entrambe. Ok. Due cose, tre, vi dico ancora prima di lasciarvi nella mezz'ora che rimane, pratiche, operative, perché tanto ormai siamo fusi, quindi è inutile insistere troppo su cose complicate. Prima cosa, domani, domani l'ho già detto, domani ci vediamo in laboratorio, cerchiamo di, io ho preparato un tema d'esame come se fosse l'esame vero, come vi avevo detto, quindi proviamo a svolgerlo come se fosse l'esame vero. L'unica differenza rispetto all'esame vero è che probabilmente non riuscirò a portarvi il testo fotocopiato su carta, ve lo guardate online, mentre l'esame invece vi do il foglio di carta, così lo potete pasticciare, anche più facile, no? Questa è l'unica differenza. Per il resto avrete il progetto, dentro il progetto c'è il database, ci lavorate, provate a farlo voi, chiaramente sia io che il borsista ci siamo, possiamo aiutarvi, ma cercate di mettervi nell'ottica di esame simulato e non di esercitazione normale. Okay? Questo vuol dire che seguiamo anche, dico una parola grossa, il regolamento o la procedura per lo svolgimento dell'esame, no? Che segue questo flowchart. Trovate sul sito, c'è un documento che si chiama regolamento d'esame, che spiega in due o tre pagine questi passaggi che ripercorriamo solo insieme a voce, no? Allora, l'esame avviene in questo modo. Fissiamo l'ora di inizio della prova, ok? Domani l'ora di inizio della prova sarà alle ore 9. 20 minuti prima dell'esame vero faccio l'appello. Quindi voi vi presentate un'oretta prima rispetto a... Poi vi scriviamo poi esattamente gli orari di vari turni, no? Quindi presentarsi appello alle ore, inizio prova alle ore. In modo che tra l'appello e l'inizio dell'esame vero e proprio abbiate una ventina di minuti tranquilli in cui potete installarvi quello che vi serve, copiarvi il file, eccetera eccetera. In quei 20 minuti potete fare ciò che volete: parlare, copiare il file, copiarvi le cose, tanto l'esame non è ancora cominciato, il testo non ve l'ho ancora dato, ok? Verificate, fate tutto ciò che, le prove che vi servono per verificare che il computer su cui vi abbiamo fatti sedere abbia tutto ciò che vi serve. Volete portarvi dei file da casa, delle librerie, dei sorgenti, qualunque cosa, ve lo copiate su quel computer, no? Poi all'inizio della prova vi chiediamo invece di far scomparire qualunque oggetto elettronico abbiate, portatili, chiavette, telefoni eccetera, via, no? Solo voi e il computer, no? Perché la chiavetta poi mi è caduta, la raccolgo, invece poi non era la mia, era quella dell'amico, allora queste cose qua cerchiamo di evitarle, ok? Quindi se avete se volete portarvi delle cose da casa, fatelo pure, semplicemente lo copiate prima di iniziare la prova, dopodiché mettete tutto in borsa e siete voi, il computer, il foglio e la matita. Quindi all'inizio della prova di solito si chiede, siete tutti a posto, qualcuno ha dei problemi, eccetera, ma normalmente i 20 minuti sono sufficienti per tutti. Al limite se qualcuno che ha un computer quel giorno ha un problema lo spostiamo su un altro, cerchiamo di partire quando siamo tutti pronti, non ho quasi mai avuto ritardi significativi, quindi vuol dire che 20 minuti va bene, e poi inizia l'esame. L'esame inizia distribuendo il testo, quindi all'esame vero distribuiamo il foglio di carta, lo dicevo per domani, penso di non riuscire a farcela, solo per questione di fotocopie e portarle da qua là. E vi diamo un indirizzo da cui scaricare il progetto, okay, lo proiettiamo lì in laboratorio.
Quindi sulla carta, sul foglio di carta, come vedete in esame, di solito non c'è scritto nessun indirizzo, ma è perché viene detto, diciamo così, in aula, all'app. Voi cliccate lì, vi scaricate il progetto, leggete il testo, lo importate in Eclipse. Dentro il progetto Eclipse c'è una cartella database in cui c'è la SQL, queste SQL ve le importate in MySQL, in MariaDB, in XAMPP, dove volete, e poi potete cominciare a lavorare. A quel punto, per 2 ore, vi lasciamo tranquilli. Lavorate per 2 ore nette dal momento in cui distribuiamo i test e voi siete pronti al momento in cui scadono le 2 ore. Qui c'è scritto che in quelle 2 ore noi facciamo un controllo feroce, ma non perché, soprattutto, ecco, sul fatto che voi non cerchiate di comunicare, okay? Né tra di voi né all'esterno. Per questo il progetto non lo mettiamo su GitHub, lo mettiamo su un server, è raggiungibile solamente dall'interno del laboratorio. Ogni tanto qualcuno ci prova, poi in realtà non è detto che arrivi alla fine correttamente. Quindi non fatevi, se avete bisogno, allora la scelta che abbiamo fatto noi è di lasciarvi all'esame gli stessi strumenti che avete durante l'anno, gli stessi strumenti che avrete sul lavoro. Cioè, se devo fare una ricerca su Google lo posso fare, vi lasciamo internet aperto, ok? Quindi potete e dovrete di sicuro andare a cercare documentazione della tal libreria, come si fa una certa cosa, va bene, perché questo è il modo normale di lavorare. Non aprite però finestre di chat, di mail o di altre cose, ok? Perché ovviamente poi si vede che cosa avete aperto. Alla fine del tempo, scadute le 2 ore, vi chiediamo di lasciare tutto così com'è, quindi computer acceso e Eclipse aperto, alzarvi e uscire, prendere una boccata d'aria, e poi vi chiamiamo dentro uno a uno. Quindi uscite tutti, poi uno a uno, in realtà all'esame saremo probabilmente in 3 a correggere, quindi vi chiamiamo 3 a 3, diciamo, fare abbastanza velocemente, e c'è una prima fase di verifica. No? Una verifica di tipo on-off, gira, non gira. La verifica gira, non gira, limitata al primo punto dell'esame. L'esame è sempre la domanda 1 e la domanda 2. Noi, seduta stante, in quel giorno verifichiamo la domanda 1. Come? Ci sediamo insieme a fianco del computer, clicchiamo su avvia e noi proviamo a eseguire il programma con un po' di dati di input da utente. No? In questa fase dell'esame non guardiamo il vostro sorgente, non avremo neanche il tempo di mettersi lì a capire cosa avete fatto. È un controllo proprio on off, gira o non gira. Dove gira significa che svolge correttamente tutto ciò che è richiesto dal punto 1 senza dare eccezioni. Quindi vuol dire che dà il risultato giusto e non si pianta mai. Se questa è una condizione necessaria per consegnare l'esame, se in quel momento da un errore oppure da un dato sbagliato l'esame non è superato, prendete e tornate a casa, ok? Anche per una inezia, per una stupidità. In realtà noi cerchiamo di dimensionare il compito in modo che il punto 1 sia un terzo e il punto 2 sia 2/3 del lavoro. Quindi vuol dire che se nelle 2 ore uno non è riuscito a fare bene il primo punto, che corrisponderebbe a 1/3 della prova d'esame complessiva, non c'è speranza, essenzialmente, no? Quindi anche piccoli errori, ma sì, ma solo quello, c'avevi una cosa da fare, ne sbagliata mezza. Quindi su quello saremo pignoli, no? da un certo punto di vista. Dopodiché, per chi supera questa soglia, quindi il programma parte e non dà errori facendo noi 2 o 3 prove, di cui sappiamo già quale dovrebbe essere il risultato, quindi se non funziona, via. Se funziona, allora consegnate avendo già in tasca un 18 minimo. Cioè, se supera il primo punto, per noi l'esame è già superato, poi dobbiamo decidere il voto. Okay? Per decidere il voto abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di guardare il vostro sorgente, come avete fatto, le strutture dati,
soprattutto come avete sviluppato gli algoritmi nel punto 2, che è quello magari un pochino più complesso, un po' più articolato, che poi magari non gira. Ecco, io non faccio il controllo se il programma funziona tutto per darvi o 0 o 30. No, facciamo un controllo se le funzioni minime, le più semplici del programma funzionano, e quindi siete capaci a gestirvi, se fate il database e costruite un grafo essenzialmente, di solito il punto 1 è una cosa di questo genere, costruire strutture dati e stampare qualcosa che dimostri che l'avete costruita correttamente, quindi relativamente cose di base, non ci sono componenti ricorsione, nel punto 1 non ci sono, nel punto 2 sì. Quindi il punto 2 noi non pretendiamo, sì, per 30 sì, ma non si pretende che funzioni tutto assolutamente correttamente, perfettamente. E quindi lo correggiamo come se fosse un lavoratore scritto. Vado a vedere, cerchiamo di capire cosa avete fatto e di valutare, dare un punteggio essenzialmente a quello che avete fatto. Questo ovviamente non avviene seduta stante, se no stiamo lì tre notti di fila. Lì raccogliamo, quindi facciamo uno zip del vostro progetto, ce lo copiamo e con calma lo correggiamo, poi pubblichiamo i risultati. Ma quel giorno lì voi comunque sapete già che l'esame l'avete passato, non sapete ancora il voto. Magari sapete se avete fatto solamente il primo punto e pochissimo il secondo, il voto sarà tra i 18 e i 20, magari. Se avete fatto quasi tutto, ma magari a volte non funziona, si pianta, va bene, vuol dire che magari siete tra il 26 e il 30. No? Quindi un'idea ce l'avete già voi stessi, no? Del voto che avete preso. Quindi noi a un certo punto pubblicheremo i risultati, e se va bene, basta che ci diciate, va bene, registra il voto. Se invece dal voto pubblicato non vi ci ritrovate, possiamo vedersi una volta e guardare insieme il codice e capire insieme gli errori, eccetera. Questo anche nel caso in cui non funzioni, ovviamente ci siano degli errori, c'è stato bocciato. Una volta che abbiamo pubblicato i voti, chi vuole vedere le proprie correzioni oppure venire a consulenza ovviamente lo può fare. Ok? In questo due consigli. Il primo, il più importante, non preparatevi per passare con 18. No, se dite, ma sì, ma io riesco, negli esercizi che mi fanno in simulazione d'esame, riesco a fare il primo punto, il secondo non ci provo neanche, ci sono buone probabilità che poi all'esame non riusciate a fare il primo punto. Non perché l'esame sia più difficile, ma perché può andare qualcosa storto, no? Allora, se vi preparate per il minimo, è ovvio che qualunque piccolo intoppo, qualunque piccola incertezza, siete fregati. Ma quindi l'incentivo è, se uno dice io non mi sento da 30, non mi sento di prepararmi da 30, ok, preparati da 24, non da 18. No? Punta a cercare di fare anche il secondo punto, vedi che poi alla fine, pensando su questo, ti viene poi più facile fare il primo, che poi di solito sono comunque funzioni che servono per andare avanti, no? Tutto quanto abbiamo fatto ad esempio in questo esercizio per il primo punto ci è servito anche dopo. Quindi vedo troppe persone che si fermano lì e poi magari per una stupidaggine non ha ordinato i dati, ha dimenticato lo zero, quindi nel caso in cui il risultato era zero, andò a stampare, andò a fare una cosa diversa, che poi dipende dai casi, e rimangono bocciati per una stupidaggine del genere. Allora, l'unica, se vogliamo, il livello di flessibilità in questa procedura è quando vediamo, prima vi ho detto una cosa che è giusto, cioè se non funziona anche per un piccolo difetto l'esame non è superato. Se però vediamo che non funziona per un piccolo difetto ma siete andati avanti a farlo, punto 2, in molti casi diciamo va bene, consegnano lo stesso, partirai da 16 non da 18, ma io ti correggo lo stesso il punto 2 e in qualche modo riuscite a recuperare con quello che fate dopo un'eventuale imperfezione nel punto 1. Okay? Quindi anche nel vostro interesse. Se invece uno dice io ho solo puntato il punto 1, il punto 2 non ho neanche letto di cosa si trattasse e c'è una piccola imperfezione e non hai più paracadute. Quindi questo era il primo consiglio. Il secondo consiglio è prendete dimestichezza, sfruttate queste due settimane di simulazione d'esame per prendere dimestichezza col computer del laboratorio. Perché troppo spesso vedo persone che arrivano lì e dicono ma io non ho la password, io non so dove è Eclipse, non so qual è la password di MySQL,
che ci può stare, perché uno magari in tutto l'anno ha lavorato a casa, ha lavorato sul suo PC, a me va benissimo. Però prima dell'esame verificate di orientarvi su come sono stati installati quei PC, che programmi ci sono, eccetera, eccetera. Ecco, domani vi chiederei anche di venire negli orari giusti, in modo da effettivamente riuscire a lavorare uno per PC, a seconda delle squadre, adesso non mi ricordo più se deve essere uno e due, ma c'è scritto comunque sul sito, di venire il più possibile nella squadra giusta e arrivare il più possibile puntuali, così riusciamo effettivamente a simulare ciò che succede nelle due ore che avete a disposizione, che avrete poi a disposizione all'esame. L'ultima cosa, sempre per metterci nelle condizioni simili a quelle dell'esame, vi dicevo che in fase d'esame, tipicamente il giorno prima, cioè quando noi pubblichiamo, il giorno prima, il giorno e mezzo prima, quando pubblichiamo gli elenchi, i turni, diciamo anche qual è il database su cui si lavora, il dataset, non proprio il database SQL, ma il dataset. Quindi per la sessione domani io non la pubblico oggi, come facciamo di solito, che la pubblichiamo il giorno prima, perché ve la do sul momento solamente quando siamo, no? Quando inizia la prova ufficiale. Simuliamo proprio, però vi dico il giorno prima, cioè oggi, che il database su cui lavoriamo è questo. È questo, è tratto da questa cosa qua. Copiatevi l'indirizzo, dategli un'occhiata oggi, provate a immaginare cosa ci può essere, vedere i dati e noi ci vediamo domani mattina.